Penso che il Siena meriti i punti che ha, penso che noi ne avremmo meritati molti di più. Cioè, questa è una squadra che potrebbe avere molti più. No, ha i punti che si merita, perché ognuno raccoglie ciò che semina, però ha un potenziale che merita, che avrebbe potuto raccogliere molti più punti. E come penso di colmarlo? Semplicemente giocando la mia partita, a viso aperto, e sperando che vinca il migliore. Secondo me hanno un organico importantissimo in ogni singolo elemento, non ci sono, chiaramente Rosina è l'uomo di spicco, però non avrà dalla mia squadra un occhio di riguardo nelle marcature o diverso dagli altri, tutti saranno trattati alla stessa maniera, arriveremo prima noi sulla palla. Io vedo che le cose stanno andando sempre meglio e quindi sono molto soddisfatto, molto contento. Insomma, debuttare in Serie B nella mia città dopo tanti anni e dopo averlo sognato per tutta la vita è una cosa bellissima, però per quello che riguarda tutto il resto non mi interessa. Formazione l'ho già fatta, 4-4-2, tre linee strette, una squadra corta, giocatori ognuno nel suo ruolo. Molto semplice già fare la formazione di una squadra di calcio, basta mettere ognuno al suo posto. A sinistra chi gioca? A sinistra gioca Grillo e Di Roberto. A destra giocano Fiammozzi e Zecchin. In mezzo Damonte e Barberis. Davanti Neto e Pavoletti. E dietro Rea e Treso. Cioè, in porta Bastianoni, naturalmente. Io non voglio neanche che nessuno porti in panchina telefoni o non voglio sapere il risultato. Noi ci interessa giocare la nostra partita. Ognuno deve vivere la propria partita. Gli altri faranno la loro e poi guarderemo i risultati. Non dobbiamo farci distrarre da niente e da nessuno, anche perché vincere è importante perché aiuta comunque a vincere.